Ma porca puttana infame! Cosa cazzo state combinando? Ma voi veramente vi siete rincoglioniti, stronzi di merda, che vi fate le seghe in mezzo al campo! Come cazzo vi permettete di fare questo proprio a me? Scordatevelo che me lo mettete in culo! Voi adesso uscite e fate come cazzo dico io! Se no io vi faccio un culo così! Quanto è vero la Madonna! Cosa volete fare, proci? Non ci volete andare in Coppa UEFA? E i premi partita? Non vi interessano i premi partita? A me sì! Avete capito? Cosa mi combina lei, faccia di cazzo? Lei è soltanto una mezza sega che sta in questa squadra perché deve correre! Lei deve tornare a prenderteli i palloni! Palumbo! Lei mi ha veramente fracassato il cazzo! Ma quando io le parlo in allenamento, lei a cosa pensa, eh? A quelle quattro mignotte che si va scopando tutti i giorni? E si è fatta reale, un'altra volta! Ma come glielo devo dire che quella merda non la voglio vedere circolare nella mia squadra? E comunque si è drogato anche male, perché su quella fascia sono troiate mi sta facendo! Adesso come me ne fa un'altra? Lei esce e entra, caputo! Visto io... Non parli! Non ci provi neanche a parlare! Pronto! Veniamo da voi. Va bene. Questi qua sono più forti, ma io non ho visto un contropiede fatto bene. Avevo detto lanci lunghi, e voi ne avete fatti solamente due e li avete fatti fare a Palumbo. Bravi, bene, vi siete scelti un bel leader del cazzo. Avevo detto che il gioco passava per Russo. E no, signore! Mister, le volevo dire una cosa. Secondo me, invece di stare tutti quanti dietro, se la squadra sale un po', li possiamo contrastare a centrocampo. Non dobbiamo giocare più soltanto di rimessa. Io e Gennaro, volendo, possiamo pure venire avanti per colpi di testa, per esempio. Come mi ha rotto i coglioni lei, non me li ha rotti mai nessuno, Pisapia. Lo sa questo. Ma lei cosa vuole fare, l'allenatore o il calciatore? No, perché se vuole fare l'allenatore basta che lei smetta di giocare. Tanto non gioca più neanche troppo bene. Ma fino a quando lei sta qua in questa fogna non si deve mai più permettere di dire cosa deve fare la squadra tatticamente. Dove va, Pisapia? Come si permette?